Assessore Etienne Lucarelli oggi si presenta a Fano Outdoor, una serie di numerose attività per turisti ma anche per i fanesi. Di che cosa si tratta? Sì, oggi abbiamo presentato un progetto molto importante per la nostra città, Fano Outdoor, innanzitutto una collaborazione tra pubblico e privato, amministrazione comunale, associazioni di categoria, tavolo economico e le tante associazioni e imprese che lavorano per attività all'aperto della nostra città, che qualifica fortemente il nostro paesaggio, quindi le nostre colline, ma anche la loro vicinanza al nostro mare. E sono una serie di percorsi che i visitatori che arrivano nella nostra città possono fare in bici, con le varie tipi di bici, quindi bike, gravel, a piedi, quindi trekking o fit walking, oppure una serie di attività che si possono fare direttamente in mare. Il mare, insomma, si può vivere 360 giorni all'anno, non soltanto nella stagione balneare, nel periodo estivo, ma ci sono una serie di attività sportive che un visitatore che arriva nella nostra città può realizzare, ad esempio come la vela, windsurf, il SUP, quindi dei momenti anche all'alba o al tramonto che sono veramente suggestivi. E insieme a questi progetti ci sono anche delle attività di benessere, nel turismo si chiamano well-being, che si possono fare in qualsiasi momento della città, nei luoghi più suggestivi, che sono percorsi di yoga, attività di meditazione, che si fanno con le tante associazioni che abbiamo nella città. Ecco, da oggi un visitatore che arriva nella nostra città, nei nostri siti, nella nuova applicazione che vi consiglio di scaricare perché porta queste tante informazioni, nel nostro sito c'è la possibilità di scaricare proprio dei file GPX che i ciclisti utilizzano nelle varie applicazioni per essere accompagnati tra le nostre colline e trovare lì ad esempio dei percorsi bike facili per famiglie, come ad esempio la ciclabile Fano Pesaro, dei percorsi più difficili, quindi arrivare fino alle prime colline, ad esempio San Costanzo e Mondolfo, o dei percorsi magari molto più difficili come arrivare al Furlo e quindi arrivare nei nostri Appennini dell'entroterra. Quindi una serie di possibilità da raccontare ai visitatori che qualificano un tipo di offerta che è tipicamente primaverile o autunnale, quindi la possibilità di destagionalizzare anche attraverso questi progetti. Chiaro che questo si lega ai tanti altri progetti che stiamo presentando, come Fano Gastronomica, Fano Marinara, Fano Città delle Bambine e dei Bambini, perché quando una persona arriva nella nostra città, oltre a fare il bike, magari vuole andare a visitare qualcosa del nostro territorio o mangiare della buona enogastronomia. Progetti che qualificheranno la nostra città.